Manca ancora una missione. Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia l'opportunità. Quindi adesso esattamente dove devo andare? Al regno per forza. Aiuto. Raga, aiuto davvero. Dove devo andare? Un attimo, registro ricordi. Città bersaglio Arzuf. Vabbè, comunque per il regno per forza, perché credo che Arzuf si trovi nel regno. Ma perché si comporta in quel modo? Vabbè, allora lunga cavalcata verso Arzuf. E ragazzi, lasciamo anche Gerusalemme dopo Damasco e Acri. Anzi, Acri la ritroveremo in Assassin's Creed 2. E Masyaf la ritroveremo in Assassin's Creed Revelations. Piccolo spoiler. E lasciamo Damasco e Gerusalemme in maniera definitiva. Magari in un vicolo cieco anche no. Ah beh, c'è quella porta. Ok, adesso si spiega. Deve essere fuori di sé, assurdo. Perché si comporta in quel modo? Perché ognuno fa come cazzo gli pare. Quindi ecco perché si comporta così Altair. Anyways, cavallone. Se no non si arriva più. E verso il regno. Torniamo al regno dopo una vita e mezzo, ragazzi. Davvero, abbiamo fatto sempre Masyaf, Damasco, Masyaf, Gerusalemme, Masyaf, Acri, Masyaf. Fuori dall'Animus. Tutta una cosa così. Il regno ce lo siamo veramente inculati zero. A parte punti di osservazione all'inizio. E basta. Giuro, regno per forza. Selezionando la lama nascosta durante uno scontro, potrai liquidare rapidamente i nemici che hai atterrato. Dopo una vita e mezzo di caricamento, vediamo che succede. Per Arzuf. Quindi c'è anche un'altra città. Non è nel regno. Ci si accede tramite il regno. Adesso ha senso. Però io ho bisogno di una guida, ragazzi. Di dove andare, allora. Tutto dritto, tieni la sinistra praticamente. Sì. È un bel viaggione, raga. A 900 metri, sti cazzi. Finisce più. Ciao, bip bip. Ok, tra circa un minuto e mezzo dovremmo essere arrivati. Credo. Fermati, non riuscirai a scappare. Chi lo dice? Che non riuscirò a scappare. Meno male c'erano gli scalini, se no tipo mi stavo già preoccupando. Di qua. Ho detto tenere la sinistra. Appunto. Metri. Dai.
Sarebbero qua, c'è da risalire un pochino. Domino! Merda, bastardoni! Non puoi scappare per sempre! Tra un minuto e mezzo è un cazzo, perché adesso ce la dobbiamo fare a piedi finché non si trova un altro cavallo. Anch'io che però passo di lì. Che gran coglione. Vabbè, o si troverà un altro cavallo, credo. Penso e spero. Cazzo, mancavano 280 metri, ho dovuto fare il giro. È vero che magari potevo andare ad Acri e poi riuscire subito. Anch'io sono un gran genio. Cavallo, cavallo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Dai, è così. ...250 metri. Arzuff di qua. Perfetto, adesso scorre in maniera molto molto veloce. Il metrometro, come lo chiamo io. 40, 30, 20, 10 e via d'Arzuff. I portatori di giare possono far saltare la tua copertura se fai cadere ciò che trasportano. ...400 metri, cavallo. Vediamo com'è quest'Arzuff. Uomo morto. Uomini morti. Ma io non vinculo proprio di striscio. E invece mi tocca ancorarvi per forza. Va bene. L'avete voluto voi. Ah, è tu che sparavi frecce, brutta merda. E qua non ci posso andare. Devo averli ammazzati per attraversare, eh? Dai, che pezzo di merda. Ho dovuto attraversare per forza. Va bene, non c'è problema. Abbiamo attraversato di peggio. Tipo l'uccisione del Rat King a The Last of Us, che penso che sia assai peggio. Morite proprio. Se tieni premuto c'è il super colpo. Me ne sono reso conto adesso. Buttalo giù. Boom. Aspetta che... Morto. E vaffanculo. Vabbè, abbiamo perso un quadrato di... Un riquadro di salute solo. C'è un cavallo qua? No. Ci tocca andare a piedi. Fantastico. Ah, ecco qua che diceva non affrontare gli uomini di Roberto tutti in una volta sola. Ecco di cosa parlava. Quindi di non scappare e ritrovarsi tutti in fondo. Ciao,
Boom. Boom. Fuori. Vabbè, tipo qua è più facile di un salvataggio. E addio alla vita. Bello così. Però il super colpo tenendo premuto quadrato mi manca. Manca soprattutto gli Assassin's Creed nuovi. Cosa vuoi tu? Ma vaffanculo, va. Ok, tutti morti, fantastico. Vabbè, ma finché sono ordatine di uomini così va bene. Il problema è quello che mi ritroverò in fondo, che mi spaventa tantissimo. Bene. Madonna, quanti cazzo sono? Fuori, via. Conte attaccato. Fallito. Andiamo. Non puoi scappare per sempre. Primo riquadro di salute perso dopo una vita. Ha perso anche un altro adesso. E diciamo che adesso ne abbiamo persi un po' troppi. Vabbè, non potete durare per sempre. Proprio avevo contrastato sia uno che l'altro. Cosa? Che da Assassin's Creed 2 in poi, se ti hai premuto quadrato, getta via l'arma, che non ha senso. Godo, via. Cazzo, erano un casino sti qui. Questi sono più tosti. Via. Fuori uno. Fuori due. Fuori tre. Fuori quattro, dove cazzo guardi? Stai attento! Fuori! Muori! Sparisci! Perisci! Oh, colpo di grazia che non ha funzionato. E te che ci provavi, vero? Bellissimo, questa è stata la serie più bella. E siamo arrivati al dunque allora? Eccolo, lo vedo. Cazzo.
Non avanzare. Aspettate. Oltre. Porto parole, non acciaio. Vuoi proporre insomma della resa, dunque? Alla buon'ora. Voi fraintendete. È Al-Mualim a inviarmi, non Salah al-Din. Un assassino? Che cosa significa? E fai alla svelta. C'è un traditore fra voi. E ti ha assoldato per uccidermi? Sei venuto a vantarti prima di colpire? Non mi avrai facilmente. Non è per voi che sono qui, ma per lui. Parla dunque, che io possa giudicare la verità. Chi è questo traditore? Al-Mualim. Roberto di Sable. Il mio luogotenente. Già. Egli intende tradire. Non è ciò che racconta lui. Cerca vendetta contro la tua gente per le atrocità che avete commesso ad Acri. E io sono incline a credergli. Alcuni dei miei uomini migliori sono stati uccisi per mano vostra. Li ho uccisi io e per validi motivi. Prestatemi orecchio. Guglielmo del Monferrato cercava di usare i suoi uomini per prendere Acri con la forza. Garniero di Naplusa voleva sfruttare le sue arti per indottrinare e controllare chiunque resistesse. La dialettica di Altair. Brando intendeva controllare i porti, impedendo l'arrivo di uomini in vostro aiuto. Vi hanno tradito e prendevano ordini da Roberto. Vi aspetti che io creda a questa favola bizzarra? Voi li conoscevate più di me. Davvero vi sorprende sapere dei loro malvagi intenti? È la verità. Maestà, è un assassino quello al nostro cospetto. Costui è un maestro di manipolazione. Certo che cosa? Non è la verità. Non ho alcun motivo di mentire. Oh, certo che sì. Hai paura di ciò che potrebbe accadere alla tua piccola fortezza. Riuscirà a resistere alla potenza combinata delle armate saracene e crociate? Il mio pensiero va al popolo di Terra Santa. Se devo sacrificarmi perché esso abbia pace, che sia. Una situazione davvero bizzarra, questa. Con voi due che vi accusate a vicenda. Non c'è tempo per queste sciocchezze. Devo incontrare Saladino e valutare il suo aiuto. Più a lungo indugiamo, più le cose si fanno difficili. Aspettate, Roberto. Perché? Che cosa intendete? Non vorrete certo credergli. È una decisione ardua, non posso prenderla da solo. Devo affidarla a chi è più saggio di me. Vi ringrazio. No, Roberto, non a voi. E a chi? Al Signore. Cosa? Che siano le armi a decidere. Di certo il Dio starà dalla parte di colui che segue una giusta causa. Se... Ma sono un fottio! Lo è. E sia. Alle armi, assassino! Ok, un gruppo alla volta, un gruppo alla volta. Meno male non me li ha messi contro tutti insieme. Via, 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 forza. Dai così. Basta di fare questi contrattacchi del cazzo, così. Quando contrattaccano loro però sono dolori, Bello. Muori. Ma che stronzo, sono l'ultimo. Oh, posso ammazzarti? Di là, devi andare di là, devi andare di là. Ok. Questo va affrontato con molta attenzione. Eccolo lì, eccolo lì. Dunque è finita. Bastava cambiare con la lama. Sono alla fine.
Che ne capisci tu di intrighi? Non sei che un burattino. Ti ha tradito, ragazzo. Proprio come ha fatto con me. Parla chiaro, Templare. Oppure taci. Ti ha mandato a uccidere 9 uomini, eh? I 9 che custodivano il segreto del tesoro. E allora? Non furono 60 minuti. A trovare il tesoro, assassino. Non 9, ma 10. Un decimo. Al-Mualim. Nessuno con quel segreto può vivere. Dimmi il suo nome. Oh, ma tu lo conosci bene. E dubito che gli toglieresti la vita di buon grado come hai tolto la mia. Chi è? Al-Mualim. Il tuo signore. Al-Mualim. Ma lui non è un templare. Certo che è un templare. Mi hai mai chiesto come facesse a sapere sempre tutto. Dove trovarci, quanti eravamo, quali erano i nostri fini. Egli è il maestro degli assassini. Sì, maestro di menzogne. Tu e io non siamo che pedine nel suo grande gioco. E ora, alla mia morte, resterai solo tu. Credi che ti lascerà vivere, sapendo ciò che fai? Non ho interesse nel tesoro. Ma lui sì. La sola differenza tra me e il tuo signore è che lui non vuole spartirlo. No. Ironico, vero? Che io, il tuo più acerrimo nemico, ti tenessi al riparo dai guai. Ma ora mi hai tolto la vita e di conseguenza condannato la tua. Ah, il finale più amaro, più amaro. Stava sul cazzo a tutti Al-Mualim. Sei battuto bene. Dio oggi ha favorito la tua causa, assassino. Dio non c'entra niente. Riccardo Cuor di Leone. Forse tu non credi in lui, ma pare che lui creda in te. Prima che tu vada, ho una domanda. Chiedete dunque. Perché? Perché fare tutta questa strada? Rischiare la tua vita 1000 volte solo per uccidere un uomo? Ha minacciato i miei fratelli e ciò in cui crediamo. Eh? Vendetta, dunque? No, non vendetta. Giustizia, perché ci sia la pace. È per ciò che combatti. Per la pace. Non vedi la contraddizione? Con taluni non si può ragionare. Come con quel pazzo di Saladin. Credo che egli vorrebbe vedere la fine di questa guerra quanto vuoi. Sì, ho sentito. Ma non visto. Pur se non lo dice, è ciò che la gente vuole. Saraceni e crociati allo stesso modo. La gente non sa ciò che vuole. Per questo si rivolge a uomini come noi. Allora aspetta a uomini come voi fare ciò che è giusto. Assolutamente. Siamo venuti al mondo scalciando e urlando. Violenti e instabili. È questo che siamo. Non possiamo farci nulla. No. Siamo ciò che scegliamo di essere. Voi altri. Sempre a giocare con le parole. Affermo il vero. Non c'è inganno in quel che dico. Lo sapremo presto. Temo però che oggi non potrai ottenere ciò che vuoi. In questo stesso istante quel maledetto Saladino fa strage dei miei uomini e devo assisterli. Ma forse, avendo visto quanto è vulnerabile, riconsidererà le sue azioni. Sì. Col tempo, ciò che cerchi potrebbe realizzarsi. Voi non eravate più al sicuro di lui, non scordatelo. Coloro che vi siete lasciato alle spalle a governare il vostro vice non intendevano servirvi più a lungo. Sì, sì. Ne sono consapevole. Prenderò congedo allora. Il mio signore e io abbiamo molto da discutere. Sembra che nemmeno lui sia privo di colpe. È solo umano, come tutti noi. Persino tu. Vi auguro salute e pace. Perfetto. Bersaglio è stato eliminato. Il bersaglio è stato tornato. Stavo per leggere quello. Mi porti direttamente là. Grazie. Ho detto si alzi, maledizione. Ascolti. Pare che i suoi amici assassini ci abbiano trovato. Cosa? Come ha fatto Desmond? Ehi, senta, non so di che cosa sta parlando, ma qualunque cosa stia succedendo qui non ha niente a che fare con me. Sono qui per lei e di sicuro non li ho invitati io. Testa di minchia questo. Come va là sotto? Stanno bersagliando! Riuscite a contenerli o faccio evacuare il prigioniero? Sono 5 prigioniero.
Sono in inferiorità numerica. Abbiamo un paio di feriti, ma ce la caviamo. È tutto sotto controllo. Accidenti a lei, Desmond. Non poteva starsene buono. Ma non ho fatto nulla. Io non c'entro niente. Come avrei fatto a contattarli con la telepatia? Andiamo. Non importa. Molto presto saranno morti. Ecco, ascolti. Pericolo neutralizzato. Sembra che la cavalleria non arriverà. Non so, Doc. Un minuto fa stava dando di matto. La sua piccola struttura di ricerca non è sicura come credeva. Preoccupato che tornino in forze. Non credo, Desmond. Ciò che Lucy cerca di dirle è che non ci sono più assassini in grado di venire in suo aiuto. Ci siamo dati molto da fare quest'anno, rastrellando le vostre piccole enclave, le vostre comuni nel deserto e così via. Mi sa che è rimasto solo. Si riposi, signor Miles. Domani finiremo. Va bene, quindi. Mi spiace, Desmond. Ha accennato al deserto. Credi che... No, hanno mandato lì una squadra, ma il posto era abbandonato. Non so dove siano i tuoi genitori e non posso giurare che siano ancora vivi. Ma credo che siano scappati. Grazie per aver controllato. Non è male come sembra. Ma di che stai parlando? Hanno ucciso letteralmente la mia unica speranza di uscire da qui. E poi scopro che gli assassini sono stati completamente annientati. E Cristo, non so ancora cosa progettino questi qui, ma so che progettano di uccidermi quando avranno finito. Sono fottuto, ok? Che cosa vuoi che faccia? Prova ad avere un po' di fede. Tu sei... Abbi fede. Riposa, Desmond. Avrai bisogno di energia. E quindi torniamocene a dormire. Si alzi. Anche prima del solito, Doc. Vorrei finire questa storia il prima possibile. Se lo dice lei. Su con la vita, signor Miles. Oggi è un giorno storico. Un giorno che verrà ricordato negli anni a venire. Ricordato da alcuni di noi, almeno. Ma perché? Quanto mancherà Desmond?